c'è poco da fare. Noi non possiamo tenerli più qui. Ma cos'è successo? È successo che stanotte i due sposini hanno deciso di farsi visita nelle rispettive stanze. Si vede che non riuscivano più a stare l'uno lontano dall'altra. Secondo le ricostruzioni, pare che per primo il signor Pierantoni abbia fatto visita alla signora Del Fiore. Secondo la testimonianza dell'infermiera Samantha Baldrini, l'aggressione è al piede. Metta giù! Avveniva attorno alle 2:40 del mattino. Poi, quando le acque si sono apparentemente calmate, verso le 4:15... Mi ha distrutto le labbra! Che ha detto? Dice che l'ha distrutto. Giù? Signore! Buonanotte! Ho visto tutto! Le labbra sono due canotti, sembra! Non si capisce cosa... No, non lo capisco neanche. Dice che non c'ha due labbra, c'ha due canotti, eh? Sami? Zitto, tu ma l'hai vista la caviglia di questa poverina? Pare che l'ha morso il lupo mannaro americano a Londra! Metta giù! Silenzio! Insomma, la situazione è insostenibile. Lo vedete da soli. Qui dentro sono ricoverati degli ammalati che hanno bisogno di riposo e di assistenza. Noi non possiamo correre tutto il giorno dietro due sposini. Anche sposini! Mi voglio di notte, voglio! È chiaro, no? Mi ha detto che vuole qualcosa. Forse sta male, ha bisogno di una medicina. Una medicina? No, che medicina? Di notte, voglio! Non ce la faccio più! Vuole il divorzio, l'ho capito io, l'idiota! Ma anche io voglio il divorzio! Non ci voglio vedere più! Hai capito? Iena assetata di sangue, Iena! Bravo, bravissimo, bravo! C'ha ragione lui! E dovete vergognarvi! Basta! Ecco. Come vedete, bisogna trovare una soluzione. Non solo litigano loro, questi due fanno litigare tutto l'ospedale! Forse sono contagiosi. Fa pure lo spiritoso. Paolo. Non lo dicevo così per alleggerire. Bravo. Alleggerisca me, invece. Entro domani questi due disgraziati devono essere fuori da qui. Senza se e senza ma.